Io ritengo che la lotta contro le identità sia maturata gradualmente quando di fatto il sistema dell'economia, del fanatismo economico, della globocrazia dominante ha di fatto compreso o messo in evidenza che le identità sono incompatibili con la sua riproduzione e quindi è divenuta un'esigenza fondamentale per il sistema dominante decostruire le identità. Non è stato deciso a tavolino da qualcuno, un poco alla volta ci si è trovati di fronte a una verità difficilmente confutabile, quella per cui chi non ha un'identità è più facilmente assimilabile, più facilmente manipolabile rispetto invece a chi ha un'identità. Pasolini l'aveva capito già negli anni 60 e 70. Il sottoproletariato urbano di Roma, che aveva una sua identità, un suo dialetto, una sua cultura, era meno manipolabile rispetto al proletariato urbano che invece si era già imborghesito in qualche modo. E questo è il punto fondamentale. Se si è dominati nell'economia ma non nella cultura, si può resistere. Se invece si è dominati, oltre che nell'economia, nella cultura, non c'è possibile resistenza. E questo spiega il fatto per cui oggi l'assenza di identità è condizione fondamentale per l'assenza di resistenza. Chi non ha un'identità, in fondo, non ha un fortilizio non diciamo addomesticato, non colonizzato in grado di opporre resistenza. Ecco perché il soggetto ideale è un soggetto, dal punto di vista del potere, post-identitario. È un soggetto che anzi, è contrario all'idea di identità. La cosa sconvolgente della situazione odierna è che il potere non solo riesce a imporre i suoi moduli fondamentali di riproduzione, ma riesce a far sì che i soggetti li desiderino ardentemente. Detto altrimenti, il potere produce l'intollerabile e soggetti che con ebete euforia sono lieti di tollerarlo. Alcuni esempi? Vedete giovani che vanno in piazza a manifestare contro la famiglia e non potranno mai farsene una. Giovani che vanno in piazza a manifestare contro l'identità senza aver capito che l'identità è proprio ciò che può salvarli rispetto al baratro del nulla in cui stanno precipitando. Situazioni tragicomiche, come ben potete immaginare, e che tuttavia ci dicono molto del nostro presente. Io dico sempre che solo chi ha un'identità può resistere rispetto a ciò che vuole distruggere l'identità. Se uno ha già perduto la propria identità, è totalmente amministrabile e manipolabile dall'ordine dominante. Ecco perché oggi le ultime forme di resistenza rispetto al mondo della globalizzazione arrivano da chi abbia ancora una cultura, un'identità sua. Ad esempio, mentre il cristianesimo occidentale sta evaporando, il cristianesimo orientale, quello ortodosso, fornisce ancora una forma di resistenza molto attiva rispetto ai processi di cancel culture e di nichilismo. Questo è un aspetto non trascurabile. La religione oggi diventa un elemento assolutamente fondamentale per la resistenza rispetto al mondo del nulla, della forma merce. Quindi la resistenza rispetto a questo mondo dovrà essere necessariamente anche di tipo religioso e spirituale. Questo è un punto importante che ben ci permette di capire oltretutto la grandezza di una figura tra le più grandi dell'epoca contemporanea, che è stata Joseph Ratzinger, che è stato un baluardo di cultura filosofica e teologica e ha capito l'esigenza di opporre resistenza alla cultura del nulla. Ratzinger non ha difeso la fede contro la ragione, come qualcuno stoltamente ha detto, quasi fosse stato un oscurantista Ratzinger. Ratzinger ha difeso la fede e la ragione insieme contro il baratro del nulla, della civiltà odierna, della cancel culture e del relativismo, la dittatura del relativismo, come lui la chiamava. E questo mi pare un aspetto degno di attenzione.